Filippo, primo giorno a Trentino, com'è stato l'impatto con questa nuova realtà e com'è nata anche la possibilità, l'idea di venire a Trento? Guarda, è stato un impatto veramente piacevole. Sono arrivato qui, c'erano tante persone che mi hanno accolto in una maniera molto gentile e calorosa. E niente, sono molto orgoglioso di indossare questa maglia e scalpito per iniziare. State manifestando una squadra molto molto giovane, quindi sarà una squadra più che altro che lavorerà in prospettiva, una squadra che crescerà durante la stagione. Sicuro, una squadra giovane può aiutare ad avere più fame sul campo e ad essere più carichi e non accontentarsi mai di un risultato. E di conseguenza aspettiamo le prime gare di campionato per vedere come andranno i risultati. E partiamo con un profilo basso, però carichi per far bene. Tu vieni da una stagione importante, da un campionato di B1 vinto, sarà l'esordio in questa categoria, ti stuzzica l'idea e soprattutto cosa ti piace dell'affrontare questa categoria? Sai invece quali saranno le difficoltà anche di questa nuova categoria? Sì, non vedevo l'ora, ecco, di iniziare a giocare in questa categoria. L'anno scorso sì, ho giocato bene a Torino, però insomma ho messo da parte adesso una nuova avventura, una nuova società da cui si aspettano comunque sia da me tanto e quindi starò pronto a fare ogni tipo di cosa che sarà utile per l'allenatore e per la squadra e basta. E adesso appunto aspettiamo un po' la preparazione atletica per iniziare a capire un po' come andrà, ecco. Conosci già qualcuno dei tuoi compagni tipo Poltroneri che ci ha già giocato insieme, Pascolo, Spanghero? Sì. Ho con tutti un ottimo rapporto, con Spanghero e Pascolo ci ho passato un europeo insieme, mentre con Poltroneri ho fatto due stagioni a Perugia, quindi sì, sono in ottimi rapporti con tutte e tre, ecco. Tu sei lungo un po' tra virgolette atipico, ti piace il tiro da fuori, ti piace stare anche lontano da canestro? Molto, e appunto che queste cose diciamo che sono le cose migliori che so fare, se vogliamo dire così, bisognerà migliorare il lavoro vicino al canestro e pronti a spingere, a dare sportellate a gente più grossa di me di stazza e di peso anche. Vi siete già posti un obiettivo come squadra o vi siete posti solo l'idea di iniziare e poi crescere, pensare soltanto a voi stessi e alla vostra crescita? Te l'ho detto, noi partiamo da un profilo basso, con una squadra molto umile, molto giovane, quindi ti posso assicurare che tutti avremo una gran voglia di far bene, una gran fame in campo, perché non ci accontentiamo mai di un risultato. E quindi basta, noi adesso pian pianino iniziamo la preparazione, inizieremo il campionato con voglia e con voglia di far bene e poi dopo i risultati, se avremo fatto un buon lavoro, arriveranno.